Adesso sì. Dopo 48 ore di disagi in Campania torna la normalità sul fronte meteo. È terminata questa mattina l'allerta meteo gialla sulla Campania, dopo due giorni di allerta per criticità idrogeologica di colore arancione su gran parte del territorio regionale. Problemi si registrano sul fronte dei collegamenti marittimi. Il mare resta ancora mosso nel Golfo di Napoli e su alcune tratte ci sono ancora una soppressione di corse, ma il moto ondoso viene dato in attenuazione, per cui la situazione è in miglioramento. Giornata finalmente serena anche per chi viaggia in treno. Dopo giorni di disagi, soprattutto nel napoletano, con corse soppresse, limitazioni sulle linee e allagamenti in alcune stazioni, come avvenuto ieri nella stazione di Scafati sulla linea Napoli-Poggio Marino della Circumvesuviana. Violenta lite tra marocchini a Pomigliano d'Arco. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti d'urgenza in via Roma, dove era stata segnalata una lite in abitazione. I militari hanno accertato che poco prima, al culmine di discussioni sorte per difficoltà di convivenza, la gestione e la pulizia della casa, un marocchino di 27 anni aveva aggredito un connazionale di 20 anni colpendolo al collo con i cocci di vetro di una bottiglia. La vittima è stata portata alla clinica Villa dei Fiori di Acerra e ricoverata. Ha una profonda ferita, ne avrà per un periodo tra i 20 e i 30 giorni, ma non è in pericolo di vita. Dopo veloci ricerche, il 27enne è stato individuato in via nazionale delle Puglie mentre si allontanava dalla zona. Tratto in arresto per lesioni personali aggravate, è stato posto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, la Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari per circa 700.000 euro nei confronti di 13 indagati. Gli indagati, orbitanti dell'area dell'agro nocerino sarnese, sono ritenuti responsabili a vario titolo del reato di falso e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in quanto hanno illecitamente percepito contributi gestiti dall'agenzia denominata Invitalia S.p.A. e finalizzati a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone prive di occupazione. Gli indagati, avvalendosi di due società riconducibili a due coniugi di Angri, hanno richiesto e ottenuto pubblici sussidi producendo all'ente erogatore fatture per l'acquisto di beni inesistenti. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Poggio Reale a Napoli hanno arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri Salvatore Rispoli, trentenne già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. All'interno della sua abitazione i militari dell'Arma hanno rinvenuto 1.070 pacchetti di sigarette estere di varie marche per 21,4 kg e 1.260 pacchetti di tabacchi nazionali pari a 25 kg privi di bollino del monopolio di Stato. L'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rischio direttissimo. Devono rispondere di rapina per soli 2 euro prelevati accanto alla cassa che non riuscivano ad aprire. È finito male il colpo, organizzato da Cosimo Milanese, 25 anni, e Marco Maglio, 20 anni, a Campagna del Salernitano. Ieri sera sono entrati in un negozio di casalinghi con il volto coperto da un cappuccio e dalla felpa e con una pistola hanno minacciato il cassiere, tentando di portar via l'incasso della giornata. Il personale del negozio è fuggito sul retro, chiudendosi in uno stanzino e avvisando i carabinieri. Nel frattempo i due hanno cercato, senza riuscirci, di forzare la cassa e poi hanno deciso di fuggire. Lungo la strada sono stati intercettati dai carabinieri e arrestati. La pistola si è rivelata un'arma giocattolo priva del tappo rosso. Visto il negozio, i militari dell'Arma si sono accorti che comunque uno dei due rapinatori aveva preso e intascato appena 2 euro che erano sul bancone della cassa, e questo ha mutato il reato contestato da tentata rapina a rapina, aggravando la loro posizione. Si parla di apparizione prodigiosa a Ginestra degli Schiavoni, piccolo centro del Beneventano, dove i fedeli scorgono il volto di San Pio sul vecchio portone in legno di un'abitazione del centro storico, a pochi metri da una statua del frate di Pietrelcina. La notizia si è diffusa rapidamente sia in paese che nei centri limitrofi del Fortore. Il posto è divenuto subito un centro di pellegrinaggio, tanto che il sindaco Zaccaria Spina ha dovuto far transennare lo spazio antistante l'abitazione.
abitazione. Lo stesso sindaco sostiene, stando vicino al portone non si nota nulla, ma basta allontanarsi ed ecco che appare con nitidezza il volto di San Pio. No comment e grande cautela sulla vicenda da parte delle autorità ecclesiastiche. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Sabato 22 gennaio, tra due mesi.